No, pure questo lo fanno. Cioè, ragazzi, questo non c'è, lascia perdere. Vabbè, allora loro si incazzano e cominciano a fare, ah sì, e questo lo sapete fare. No, vabbè, ma lì ci sono quelli che lo sanno fare perché non è difficile, benissimo. Quelli si incavano ancora di più e ti dicono, e questo lo sapete fare. Allora, questa è una cosa che è dell'altro anno, ok? Allora io vi faccio questa domanda. Visto che io vi ho parlato di tempo, no? Parlando della lista sumera, e quindi del fatto che il tempo si è sommato creando, sembra, la materia, sembra. Hai visto mai che qualcuno insieme a noi da sempre coesiste o collabora, riuscendo in qualche modo a bypassare il tempo? Eh sì, perché adesso sta domanda io ve la faccio, perché me la sono fatta anch'io, alla luce di che cosa? Alla luce anche di questo. Grande. Questo è Giordano Bruno. Clavis Magna la chiamava, cioè la chiave Magna, per aprire i segreti della nostra realtà. Ma guarda che bellotto che mette qua, poi quello spiega in modo molto particolare. Vabbè, ma questo cioè, è un caso, sicuramente quello, vabbè, Giordano Bruno era pazzo, poi era un po' fanatico, lasciate. Vabbè. Allora loro dicono, ah sì, noi ci credi. Bellissimo. Non ti faccio questo. E noi diciamo, no, ma guarda che ci abbiamo da pagare il mutuo, non ci possiamo pensare, perché non è importante, ci abbiamo altre cose per la mente. E loro ti dicono, ma sei sicuro? E noi gli rispondiamo, sì, sono sicuro, tant'è vero che qualcuno che conosceva questa cosa l'abbiamo bruciato. Cioè, da noi quando si parlano di queste cose non le bruciamo. Ma li bruciamo come? Li bruciamo, però, tenendo ben presente che questa cosa qui sta al dito del Papa. Questo si chiama l'anello del pescatore. Ogni volta che muore un Papa si prende questo anello, si spacca a metà, si rifonde e lo si dà a un altro Papa. Allora, praticamente qua, cosa dice il Papa? Io a queste cose non ci credo, ma questo è da sempre che succede, eh? Non è vero. Però io lo porto qua. Allora, quando finisce un Papa, finisce un'ottava e lo danno a un altro Papa che è un'altra ottava. Capite? Chi non sa. Ora, però, voi dovete anche sapere questo. Questo chi è? No. Questo è Leonardo da Vinci. Cioè, quando fa Voyager, Misteri su Italia 1, su, vi hanno mai fatto vedere gli otto di Leonardo? Non ve li faranno mai vedere. Perché arriva tutto filtrato, chiaramente, no? Ora, se voi, vabbè, poi ve lo faccio vedere, non ve lo dico adesso. Questo non è che sia un foglio dei taccuini di Leonardo, non è uno. Io ho fatto un libro su Leonardo dove ce ne sono a centinaia di fogli così. Lo vedete? Sapete perché utilizzava questa geometria? Perché lui sapeva che questo tipo di geometria non è altro che il risultato di un tipo di scienza perfetta, che utilizza la creazione per creare. E utilizza tutte le leggi della natura per ottenere dei risultati. Quindi non ti puoi sbagliare. Non ti puoi sbagliare. Cioè tu ti comporti come Dio. Quindi, insomma, alle spalle uno come quello, insomma, sta tranquillo, no? Cioè non è che devi tanto preoccupare, non è che come l'ha detto l'ingegnere, quando l'ingegnere ci mancherebbe. No, è Dio, ma è sta cosa. Allora, guardate. Poi cominciano a fare delle cose che a noi sembrano strane, no? Che sta del mondo, mamma mia, chissà che cosa strana che è questa qua, un ottavo. Però lì sapete cosa ci sono? Otto stanze qua, otto stanze qua, dentro un otto, 24. Capite adesso cosa vi sto dicendo? E sapete che questo luogo dove io spesso vado è allineato in modo perfetto con ogni momento della precessione, come con ogni momento della stagione, come con ogni momento della messa di... Cioè, ha un allineamento perfetto. Vi sta dicendo questo, sapete perché mi parla in questo modo? Perché quando tu entri in questo ambito ti rendi conto che la natura, essendo il frutto di questo sistema, non ha delle leggi casuali. Cioè non è che noi abbiamo il solstizio e gli equinozi per caso. Noi abbiamo quattro momenti femminili molto particolari che sono solstizi e equinozi. I momenti creativi più importanti per il nostro pianeta sono femminili, perché decidono un cambiamento stagionale o un allungamento solare della luce solare. Ora, quindi io adesso vi sto facendo vedere come questa informazione piano piano è passata dentro la creatività umana, no? Voi giustamente non ci credete, va bene. Allora io vi dico, cerchiamo un grafo.
Allora, guardate, questo qua è un cerchio nel grano. Ora, prima di farvi di parlare di questa cosa velocemente, io vi dico. Questo qua è il labirinto di Golemaggio, che non lo trovo più, mi sono perso il labirinto. Dove? Sono io che non lo vedo. No, non lo vedo. No, non c'è. Può essere che non c'è. No, no, ma lo trovo, facciamo le cose serie. Guarda, mi sembra che sono perso il labirinto. Vabbè, ve lo faccio vedere, ve lo devo far vedere per forza, scusatemi, e prendo un'altra immagine. Eccolo qua. Allora, guardate. Queste sono le 24 braccia egizie, mettiamola così per farla capire, è giusto? Vedete queste 24 braccia egizie a loro volta come sono suddivise, 8, 16, 24? Dentro ci sono cerchi e altri cerchi, come se fossero delle matrioske, va bene? Ci sono in pratica 1, 2, 3 cerchi neri e poi 1, 2 cerchi bianchi. Sapete cos'è questo? Il rapporto maschile e femminile pari a 2 terzi. Ora, se voi ci fate caso e sommate tutto quanto, ottenete 12 cerchi bianchi e 18 neri, sempre numeri, va bene? Io però ve l'ho detto, con i numeri si crea veramente un modo di intendere l'universo e la creazione, credo, bellissima. Ora, io ritorno all'immagine che avevo prima, è un cerchio nel grano, non ci riguarda perché questa cosa la fanno gli anziani, scusate gli anziani, va bene? Chiedo scusa io agli anziani. Allora, siccome loro non sono capaci, cosa fanno? Tre rondini. Dietro queste rondini ci mettono dei cerchi, va bene? Cioè, ci sono delle rondini che per i campi inglesi svolazzano portandosi appresso a che cosa? 6, 4, 2, 6, 2, 4, 7, 30 cerchi. Sono 30, fidatevi, perché sono cerchi, vorrei di essere preciso. 30 cerchi. Però guardate bene come sono questi cerchi, come sono disposti. 6, 12, 18, 18 bianchi, 18 neri, vi ricordate? Rimanente su quelli bianchi. Vabbè, dice, vabbè, ma questa è una cosa un po' così, non può essere, no? Sarà un caso. Sapete chi è che utilizzava sempre il 30 per scrivere? Sempre, Bruno. Quando faceva un libro lo suddivideva in 30 capitoli, in 30 immagini, sempre. Ok. Adesso io però vi faccio vedere una cosa. Io prendo l'immagine, la giro. Vedete che se chiudete quelle ali cosa succede? Allora, come mai qualcuno viene sulla Terra e dice, guardate che con 3 ottave si fanno anche gli animali, non solamente a voi. Dopodiché noi che facciamo? Guardiamo questa cosa, diciamo di non averla, diciamo di non capirla, e poi quando vediamo un essere così diciamo, no, questo è antico, questo non capisce niente, questo è... che vuol dire non sappia. Sapete cos'è questo qua? Un compendio di tutto ciò che vi ho detto io. Questa è una nativa americana. E guardate come si fa a rappresentare, come l'hanno rappresentato, adesso questo è bellissimo. Tutte le chiacchiere che vi ho fatto io non servono a nulla di fronte a questa foto qua. O meglio, le riassume, le sostituisce in modo bellissimo. Ora guardate un po', questo penso dovrebbe essere un puma, assomiglia, essendo americano. Però guardate i lineamenti che sono quasi umani, li notate? Vedete la bocca? Ecco. E come mai quell'uomo, dovrebbe essere un uomo, no? Ha una specie di serpente qua sul naso e delle stelle qua. E poi guardate, ha un uccello, no? Un rapace da una parte. Perché questo uomo qua è un po' puma, un po' rapace, un po' serpente, un po' stella? Cosa vi sta dicendo? Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo esattamente la stessa cosa che ci dicevano gli egiziani. Che dentro di noi ci sono tutte queste cose qua. Tutte ci sono queste cose qua. Ecco perché uno è toro, l'altro è gemelli, uno è sagittario, uno è cancro. Cioè noi non siamo, non vogliamo accettarla questa cosa. Cioè in sostanza è il multidimensionale. No? Brava. Madonna che brava sta signora, brava, perché chiaramente quel risultato là è un risultato di più dimensioni che vengono, come dire, riassunte sì da un uomo e una donna, ma dentro quegli uomini e quelle donne, quelle nonne, c'è tutta quella cosa là. Allora loro ci stanno cercando di dire, guardate, non fate i fessi sempre con gli animali perché loro sono più inferiori, non è così, attenzione, in più ci sarebbe da dire una cosa di cui ho sempre paura. Ed è una cosa molto particolare, con la quale ci si brucia, con la quale una volta ti bruciavano. Perché lì, nello zodiaco, dicono che addirittura ci sono, bisogna in qualche modo prevedere degli esseri viventi che sono compositi. E questa è una cosa che a noi ci mette in molto, in grande difficoltà, grandissima difficoltà. Cioè per noi è impossibile. E questa veramente è una cosa che
da problemi, sia da pensare che da tollerare per noi.